Amici sportivi appassionati di pallamano, ben ritrovati, Handballmania, ben ritrovato Matteo Aldamonte, ciao, ciao Matteo. Ciao a tutti. Pallamano nazionale ed internazionale, in questo appuntamento si sono appena conclusi gli europei femminili con la Norvegia che ha confermato insomma la sua forza, il suo valore, la sua tradizione in campo femminile, ne parleremo diffusamente. Salutiamo intanto l'ospite di giornata che è il tecnico del Merano, Jürgen Prantner. Ciao Jürgen. Ciao Marcello, ciao, buona giornata. Merano che possiamo definire un po' la sorpresa, no, della Serie A gol, Matteo. Beh sì, perché è in una posizione a questo punto di vertice, a ridosso del primato della classifica. È una squadra che ha cambiato tanto rispetto all'anno scorso, ha cambiato nel modo giusto a questo punto perché ha inserito i giocatori giusti e al posto giusto. Da buon altotesino Jürgen starà facendo gli scongiuri di rito. Allora Jürgen, ovviamente poi la giornata di Serie A Gold che abbiamo appena messo alle spalle, anche quella caratterizzata dai fatti registrati a Siracusa, insomma, decisione del giudice sportivo già nota con l'esclusione della Secchia Rubiera dal massimo campionato, poi ne parleremo, è ovvio che poi bisognerà attendere un po' tutto l'iter giudiziario sulla vicenda perché insomma ha preannunciato il ricorso del Rubiera, capiremo poi nei successivi organismi di giustizia federale quale sarà l'orientamento, intanto vediamo il servizio. In una Serie A Gold che si è inevitabilmente fermata ad osservare le vicende legate alla sfida tra Team Network Albatro e Secchia Rubiera, culminate lunedì scorso con l'esclusione per mano del giudice sportivo del club emiliano dal campionato dopo l'abbandono del terreno di gioco al 46esimo della ripresa, il recupero in programma per domani e la situazione di classifica legata ai play-off e all'accesso in Coppa Italia proveranno in qualche modo a puntare nuovamente il focus sulla pallamano giocata. 11 giornate di Serie A Gold agli archivi e 6 punti. Appena 6 punti che racchiudono 7 squadre. È un dato questo che alla luce delle partite da recuperare per Sidea, Gruppo Fasano e Pressano la dice lunga sull'equilibrio e sull'incertezza che continuano a caratterizzare una regular season ormai entrata nel vivo ma ancora apertissima ad ogni scenario. All'origine un altro recupero era in calendario, quello che domani avrebbe dovuto mettere Rubiera di fronte a Conversano e che, seppure con il beneficio del dubbio legato alla possibilità di ricorso da parte degli emiliani, non avrà luogo. Tornando ai match di sabato scorso, la vetta del Brixen traballa ma regge ad un altro possibile scossone. Gli altoatesini battono 25-24 proprio Fasano che intanto domani, mercoledì, si prepara a ricevere la visita della Romagna nel recupero infrasettimanale da cui potrebbe scaturire l'aggancio alla zona playoff. Per i brissinesi il tour de force non è finito. Dopo aver mantenuto l'imbattibilità contro Cassano Mognago, Bolzano e proprio Fasano, cedendo peraltro solo un punto sui 6 disponibili, gli uomini di Davor Ciutura fanno visita alla Raimon Sassari. I sardi in casa hanno fin qui sempre vinto, mentre in trasferta hanno lasciato qualche punticino, come i due ceduti alla Bolzano nel 35-31 di sabato scorso. Un Sassari che ha dimostrato che può vincere, ma può anche perdere con tutti. Manca la continuità a questa squadra. Beh certo, manca la continuità, perdere con tutti mi sembra un po' eccessivo. Comunque va bene, anche questo sicuramente ci sono delle cose da rivedere, sicuramente l'ambiente non è sereno. Sarà a me e alla società a cercare di sistemare le cose. Ora dobbiamo far quadrato, vedere un po' le cose che non funzionano, cercare di sistemare. Il campionato è lungo, la stagione è lunga, gli obiettivi ci sono ancora tutti, dobbiamo essere bravi a star sereni. Viceversa, se ci facciamo prendere dallo sconforto, dal nervosismo, può darsi che qualche fesseria seria si può fare. Tirando ancora in ballo i bolzanini, nelle cui fila il terzino Marco Panzic continua a svettare per numero di gol segnati, 16 quelli rifilati al Sassari, all'orizzonte c'è ora il delicato confronto sul campo dell'Alperia Merano. Ennesima prova di maturità per i diavoli neri, promossi anche dopo il 26-23 del TAC sul campo del Cassano Magnago. Insomma, dietro l'angolo c'è un altro weekend di scontri diretti e sfide da giocare fino all'ultima palla. Si inseriscono in questo ragionamento anche gli incroci di bassa classifica. Romagna riceve la visita della Team Network Albatro, la Banca Popolare Fondi se la vedrà con il Cassano Magnago, secondo avversario di provenienza pugliese nella casa della pallamano con il Campus Italia che dopo Conversano riceverà sabato la visita della Junior Fasano. Tra poco ascolteremo anche le impressioni di Jürgen Prantner sul massimo campionato, intanto partiamo necessariamente, obbligatoriamente da quanto avvenuto
a Siracusa, partita sospesa quando mancava circa 15 minuti al termine, no Matteo? Sì, al 46esimo minuto. C'è poco da dire purtroppo, diciamo che alla fine è una brutta storia in cui non vince nessuno, in cui perdono tutti, purtroppo il campionato perde una squadra, non ci saranno quindi i play-out e di fatto Secchia Rubiera si aggiunge al Campus Italia di cui già sapevamo il collocamento nella prossima Serie A Silver. Ripeto, è una situazione certamente sgradevole che nessuno voleva e non fa piacere a nessuno. È chiaro che ora la palla passa direttamente ai tribunali federali perché poi bisognerà andare a fondo questa brutta vicenda che ovviamente penalizza il massimo campionato, penalizza il Secchia Rubiera, i singoli atleti, insomma è una situazione davvero molto triste della quale insomma dobbiamo necessariamente per il momento prendere atto sulla base di quella che è stata la determinazione, carte federali alla mano, del giudice sportivo. Parliamo però di pallamare, lo facciamo con Jürgen Prantl che immagino da autentico sportivo insomma abbia vissuto in maniera anche abbastanza così triste, no, questa vicenda del Secchia Rubiera, però insomma bisogna andare avanti in qualche modo. Beh certo, come dice Matteo, ci perdiamo tutti, no? Perché il Secchia Rubiera era una società che di nuovo stava crescendo, era stava per diventare una piazza anche importante per la pallamano italiana. L'hanno dimostrato lavorando bene, hanno investito nella squadra, quindi è peccato. Chiaro che lì forse bisognava reagire in modo diverso, che il campo non era al 100%, quello si vedeva anche sull'immagine, no? Però lì secondo me hanno sbagliato un po' tutti e alla fine ci rimettiamo tutti quanti. Ecco, a proposito di piazze storiche, lo è Merano che mi pare stia proseguendo, no, questo percorso di consolidamento tecnico che ha caratterizzato le ultime stagioni, Jürgen. E i risultati di quest'anno mi pare lo confermino. Sì, siamo molto contenti perché anche questi ragazzi stanno crescendo, è giusto così. E adesso pian piano abbiamo trovato continuità, anche le ultime due trasferte a Siracusa e a Cassano abbiamo dimostrato che possiamo anche vincere sui campi non facili, quindi questa ci dà tanta fiducia e anche per il futuro siamo molto ottimisti. Jürgen, ho visto giocare Merano tante volte quest'anno in diverse partite, l'impressione è che, e questo lo dicevamo diversi anni fa quando Savini andò al Cassano Magnago la prima volta, l'impressione per giocatori come Fadanelli, come Colleluori è che abbiano sempre giocato lì, cioè siete riusciti a trovare un po' le alchimie giuste anche per giocatori che sono nuovi poi della vostra squadra quest'anno, è un'impressione solo mia o mi confermi che c'è un'ottima armonia che poi si riflette nel gioco della squadra? Sì, assolutamente, poi a me mi piace anche il gioco veloce, penso che è una palamano anche del futuro e bisogna anche scegliere i giocatori giusti e avere la fortuna che questi giocatori hanno voglia di venire a Merano e penso che adesso stiamo veramente sul momento dove abbiamo trovato i pezzi giusti per questo gioco e campo lo dimostra. Assolutamente, lo dimostra in realtà anche la classifica che possiamo vedere, una classifica per il momento dominata dal Brix che è l'unica squadra ancora imbattuta, anche se nelle ultime due partite davanti al proprio pubblico contro il Bolzano prima e contro il Fasano poi, due avversari assolutamente di grande riguardo, la squadra allenata da Ciutura ha sofferto. Questo a dimostrazione, Jürgen, di quello che insomma andiamo sostenendo da tempo, che c'è davvero un grande equilibrio e che insomma è vietato in questa fase azzardare dei pronostici per i play-off e poi per il titolo. Beh, assolutamente, cioè si vede proprio che è molto equilibrato, le prime sette squadre può succedere di tutto. Poi è anche vero che anche la squadra, anche il Bressanone ha avuto le partite in Coppa, magari adesso devono ritrovare il ritmo del campionato,
Poi in campionato non puoi sempre essere vincere partite, stravincere le partite, è così, però alla fine hanno dimostrato, hanno sempre vinto, è una squadra sicuramente con tanto potenziale, e anche le partite che magari non giocano al massimo riescono a vincere, questa è sicuramente la forza di quella squadra. Fine settimana con il derby per voi. Sì, adesso iniziamo sabato con Bolzano in casa, che è sicuramente una bellissima partita contro una squadra che ha dimostrato proprio l'ultima settimana, dopo magari una piccola crisi che hanno avuto 2 settimane fa, ma adesso si sono ripresi bene, hanno dimostrato veramente di che cosa sono capaci di fare. E noi saremo pronti perché anche noi non ci dobbiamo nascondere. E dopo, settimana dopo, ci aspetta il derby a Bressanone, che è un'altra partita per noi bella da giocare. Due partite davvero molto interessanti che insomma in qualche modo potranno anche un po' svelare quelle che sono le reali ambizioni del Merano, che mi pare anche dalle parole di Jürgen Prantl, insomma, tende a rimanere abbastanza coperto in questa fase, Matteo. Sì, beh, vabbè, come fanno tutti, d'altronde siamo abbastanza abituati in questo, anzi, forse più di qualche volta abbiamo sentito anche qualche giocatore, la settimana scorsa abbiamo intervistato Fatanelli che comunque ha detto non ci nascondiamo, vogliamo stare lì, quindi anzi, è raro sentire qualcuno che dice qualcosa del genere. Ecco, Jürgen, ti aspettavi, insomma, in estate, in fase proprio di avvio della stagione, un Conversano, squadra campione d'Italia in carica, così a corrente alterna? Ma guarda, per me il Conversano è sempre ancora la squadra da battere. Ma Adesso sembra per strano, ma nome, per io... tradizione o per qualità dell'organico a disposizione di Serafino? Ma cioè, secondo me, l'organico secondo me c'è, perché anche lì bisogna adesso capire, c'erano dei giocatori nuovi che sono venuti a Conversano quest'estate, quindi un po' di tempo ci vuole. E anche loro hanno giocato in Coppa, anche lì poi non so, qualche assenza di qualche giocatore che magari era fuori squadra per infortunio così, però io credo che Conversano è sempre una squadra da battere, insieme forse adesso al Bressanone sono le squadre con l'organico più forte. E per me, per il Conversano, è solo questione di tempo che trovo il ritmo e poi sarà difficile contro di loro. Conversano un po' come Sassari, un po' come Conversano, no? Un po' la griglia di partenza di inizio stagione che vedeva appaiate queste tre squadre, Conversano, Sassari e Bressanone. Mi pare che soltanto il Bressanone fin qui abbia avuto un cammino all'altezza delle previsioni, invece Conversano e Sassari qualche caduta di Sì, troppo. hanno lasciato qualche punto di troppo per strada. Sassari, abbiamo ascoltato anche Passino che ha parlato di poca serenità in Sì, questo momento della squadra perché d'altronde c'è sia in anche Trentino, aria di cambiamento all'interno del del roster, sì. roster e quindi da capire, esatto, proprio come il mese di gennaio, come Vero. la pausa estiva, la pausa invernale, la pausa natalizia andrà ad influire poi su questi organici. Anche perché da questo punto di vista mi pare che la lotta lì, insomma, nella parte alta della classifica, Jürgen, sia anche abbastanza sostenuta perché c'è da conquistare un posto di riguardo per la Final Eight Coppa Italia, cioè non è propriamente la stessa cosa piazzarsi al quarto piuttosto che al quinto o al sesto posto. No, cioè il quarto posto secondo me è molto difficile perché se perdi due partite sei fuori, cioè quello è qualificarsi per la Coppa è più facile ovviamente, però i primi quattro lì non puoi sbagliare niente perché sennò non ci arrivi. A proposito di squadre con insomma, dichiarate ambizioni, novità all'interno del roster del Fasano, no? Lo dicevamo appunto proprio del mercato, quindi come cambieranno gli organici in queste settimane. Fasano ha inserito questo terzino macedone, si tratta di Petroschi che stiamo vedendo nelle immagini, è un ragazzo di 24 anni, terzino di 191 cm, quindi doti fisiche notevoli, che ha giocato sia in patria anche nell'Euro Farm Pellister, che è una delle squadre principali della Nord Macedonia, ma poi a Guadalajara, quindi in Spagna, con cui ha vinto l'anno scorso la seconda lega. Ed è un puntello importante per coach Vito Fovio, per una squadra che ha
all'inizio della stagione aveva avuto quel momento naturalmente, certo, di tensione anche legato al cambio di allenatore, all'addio di Francesco Ancona, o comunque ai saluti con Francesco Ancona, quindi è subentrato Fovio, eppure in questa fase secondo me sta rispondendo bene, perché certo, è andato a Bressanone e ha giocato una signora partita. Assolutamente sì, e credi Jürgen che il mercato comunque aperto, la possibilità di cambiare soprattutto nella quota stranieri possa poi condizionare la seconda parte della stagione? Ti aspetti delle novità di rilievo? Abbiamo già annotato Fasano, insomma pare che anche a Sassari ci sia aria di cambiamenti. Beh, è difficile dire, quello dipende un po', sì, alla fine sono sempre 7 giocatori in campo, no? E non è neanche facile magari inserire un giocatore che arriva a gennaio, deve essere subito pronto, sempre subito girare bene nella squadra. Cioè io personalmente sono sempre un po' contro queste cose, ma anche perché se non proprio per un problema di un infortunio o così, se no secondo me la squadra è più tranquilla. Preferisci la continuità di lavoro? Sì, vabbè, secondo me sì, secondo me paga di più, però chiaro, se poi hai un problema con un infortunio così magari ci sta, no? Però non so quanto poi alla fine serve. D'altronde poi il percorso del Merano, che mi pare che negli anni stia cambiando, ma soprattutto all'inizio stagione portando avanti un discorso sia in qualche modo fedele a quanto molto organico, molto coerente. Vediamo il prossimo turno, abbiamo già anticipato insomma quella che è probabilmente la sfida più interessante, il derby del Tesino tra Bosen e Merano. Vediamo il quadro completo del prossimo turno, Matteo, perché ci sono insomma scontri anche abbastanza interessanti. Esattamente, si comincia alle 16.30 con Banca Popolare Fondi contro Cassano Magnago, poi Campus Italia Sidea Gruppo Fasano, Raimond Sassari Bressanone, anche questa è una super partita, è un altro big match, è un'altra gara che finisce direttamente sulla copertina di questa giornata, di questo 12° turno, con Versano Carpi, il derby che dicevamo, Merano Bolzano e Romagna Team Network Albatro. Ultima considerazione, Jürgen, hai già studiato qualcosa per frenare Pancic, che credo, insomma, Matteo, sia in questo momento forse lo straniero che insieme a Cagnete, sì, indubbiamente, l'impatto maggiore, migliore sul massimo campionato? Ma ancora no, però i prossimi giorni sicuramente ci dedicheremo a lui. No, sta facendo veramente, ma l'avevo già detto all'inizio del campionato, che è uno straniero che è abbastanza completo, lui gioca difesa, è un buon tiratore, uno contro uno, vede il pivot, cioè veramente un giocatore per il campionato italiano più che valido, e hanno fatto veramente un ottimo acquisto. Bene, grazie Jürgen, buon lavoro, bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie a voi. Ciao, grazie, Jürgen. Buona giornata. Ciao Jürgen. Insomma, uno straniero che sta facendo la differenza, sta insomma dimostrando la bontà dell'investimento. Ci fermiamo pochi istanti di pausa e poi ritorniamo di nuovo ad occuparci della Serie A femminile. A Natale regala il grande tennis. Metti sotto l'albero la gift card degli internazionali BNL d'Italia 2023. Sarà un torneo straordinario. 2 settimane di passione con i nostri tennisti ormai pronti alla grande impresa. Non perdere l'occasione. Regala un sogno e chiamalo Foro Italico. Massimo campionato femminile, c'era grande attesa per l'esordio nel campionato femminile sulla panchina della Iomi Salerno di Francesco Ancona, che ha subito insomma capito che
non sarà affatto facile, insomma, confermarsi anche nel femminile, Matteo. Va detto che non era semplice esordire subito a casa del Pontinia, subito in casa dell'altra squadra con cui Salerno divideva la vetta, però ha vinto Pontinia, ha vinto sfruttando il turno casalingo e sfruttando quello che abbiamo definito nel servizio il morso dell'ex, perché Suleiki Gomez, grande ex della partita, ha piazzato 14 reti ed è stata la vera e propria trascinatrice di quella che attualmente è la capolista della Serie A1 femminile. Vediamo. A tre giornate dal termine della regular season serve uno scontro diretto al vertice ad infiammare la Serie A1 e serve soprattutto un acuto che scuota la classifica, che ne muta gli equilibri. Il riferimento è ovviamente legato alla vittoria della Cassa Rurale Pontinia contro la Iomi Salerno, un 27-25 nel segno della cubana Suleiki Gomez, con il più classico morso dell'ex La Mancina, tricolore con la maglia del club campano, domina il match con 14 reti, trascinando così le laziali verso un primato solitario che rimane comunque con l'asterisco in attesa del recupero della partita tra Salerno e Padova il prossimo 30 novembre. A questo Pontinia sa quello che vuole, la determinazione di queste ragazze questa settimana soprattutto è stata fondamentale, molta concentrazione, non ci siamo fatti distrarre da altre cose, quindi complimenti doppi perché serviva questa risposta sul campo. Proprio le patavine ritroveranno l'algerina Aimer, reduce dalla Coppa d'Africa, e poi anche il campo in un altro recupero previsto per domani sera e valido per la quarta giornata contro il Brixen su Tirol. Le campionesse d'Italia hanno bisogno di continuità dopo il 35-22 con cui hanno archiviato la pratica all'Ibest Espresso Mestrino. Rimane aperta anche la lotta per rientrare in Coppa Italia tra l'ottavo posto del Tusce Prato, l'ultimo utile per arrivare in Final Eight, e la nona piazza che tira ancora una volta in ballo Padova. Ci sono appena tre punti, ma con le venete che hanno giocato al momento tre gare in meno. Insomma, tutto può ancora accadere, anche e soprattutto alla luce dell'equilibrio che regna a centro classifica. Prato perde in casa contro Cassano Magnago 30-24 e ora fa visita ad una C Lifestyle Erice lanciatissima in seconda posizione. Per Pontini adesso prima della classe, trasferta insidiosa contro Ferrara, mentre per Francesco Ancona, neotecnico di Salerno, dopo l'esordio amaro è giunto il momento del debutto casalingo. Alla Palumbo arriverà Mestrino in una gara a cui Dalla Costa e compagni dovranno far necessariamente combaciare una pronta reazione. E allora capiremo quale sarà la reazione della Iomi Salerno dopo il passo falso collezionato, il primo della stagione sul campo della Pontinia. Se diamo uno sguardo alla classifica, Matteo, insomma, comprendiamo come, ecco, i giochi soprattutto per la prima posizione, in vista poi dei piazzamenti della Final Eight, siano tutt'altro che decisi. C'è ancora qualche scontro diretto, Pontinia ha rispetto a Salerno una partita in più, ma l'Erice è lì e quindi bisognerà capire. Esattamente, è tutto molto, molto equilibrato, così come lo è anche per rientrare poi sull'ottava posizione, perché è vero che in questo momento vediamo tre lunghezze di distanza tra Cellini Padova, che è nona, e subito sopra il Cassano Magnago, ma Padova deve recuperare tre partite e quindi ha la possibilità di ricucire questo strappo e quindi di rientrare in Final Eight. Giochi apertissimi, dunque registriamo anche qualche segnale di crescita da parte del Brixen, squadra campione d'Italia, vittoria di autorità sul Mestrino. Lì a Brixen stanno cercando di far quadrato per risolvere qualche problemino che ha caratterizzato l'inizio della stagione. Beh, sicuramente ha cambiato tanto, ha perso tanto rispetto all'anno scorso, però i nomi li ha, l'organico comunque è un organico con giocatrici di punta del nostro campionato. Credo che anche solo per orgoglio Bressanone vorrà dare filo da torcere fino alla fine. Ecco, possiamo però dire, Matteo, poi come considerazione generale, anche alla luce della super prestazione di Gomez e dell'assenza di Duran a Bressanone, che queste due giocatrici cubane hanno segnato probabilmente l'ultimo decennio della pallavolo, monopolizzato il campionato, perché le abbiamo sempre viste, sarebbe curioso prendere la statistica, ma forse prima, seconda o terza delle classifiche delle marcatrici del campionato. Soprattutto tanti titoli collezionati, tanti titoli, in tante squadre anche diverse, con insomma uno strapotere fisico, sì, e tecnico notevole, che abbiamo visto, perché Gomez, senza, sì, scendere in campo l'anno scorso, ne ha messi 14 nella partita chiave del campionato. Super prestazione dell'ex di lusso Suleiki Gomez. Bene, complimenti alla giocatrice. Non so, a proposito di strapotere fisico, se è il caso di aprire una parentesi su quello che sarà l'avversaria dell'Italia
nel secondo turno di qualificazione alla fase finale dei mondiali. Anche lì non era semplice cadere bene. Anche lì mi pare che ci sia una mancina niente male. Infatti, Italia che scenderà in campo ad aprile, il sorteggio si è tenuto a Lubiana, lo stiamo vedendo, sarà Italia-Slovenia. A Lubiana, peraltro, la Slovenia era la padrona di casa, se vogliamo, tra virgolette. È un sorteggio complicato, inutile girarci troppo attorno, si gioca a metà aprile, quindi 7-8 aprile la gara di andata, 11-12 aprile la gara di ritorno, in una di queste due date naturalmente, andata in Italia, e la Slovenia è arrivata ottava agli ultimi europei, è la squadra di Anna Gross, la mancina di cui parlavi, mancina attualmente in forza al Ghior, la squadra più forte d'Europa, è una squadra forte, inevitabilmente forte, allenata da Dragan Azic, allenatore che ha vinto 3 volte la Champions League, insomma, non ha troppe presentazioni. Inutile aggiungere altro. Esatto, quindi poteva andare un po' meglio, sì, poteva andare forse anche un po' peggio. Diciamo che siamo in linea, bisogna giocare, come ha sottolineato il coach Beppe Tedesco, è importante che l'Italia alzi la propria asticella e guardi negli occhi questi avversari per cercare di elevare il suo livello tecnico. A proposito di livello tecnico altissimo, quello che abbiamo tutti quanti osservato, ammirato nella finale dei campionati europei tra Norvegia e Danimarca. Vediamo subito le immagini di questa super partita, è stata una partita bellissima. Piena. Ti chiedo, Matteo, troppo piccolo l'impianto per questa finale? Sì, è vero, poi che si giocava in campo neutro, se vogliamo, tra virgolette, quindi sì, se si fosse giocato probabilmente in una delle due nazioni sarebbe stato completamente gremito. E è stata una bellissima partita per 52 minuti. La Danimarca, che non andava in finale da 18 anni, è stata in vantaggio, è stata sopra, e poi però alla fine vince sempre la Norvegia, è incredibile. Nono titolo europeo, il secondo consecutivo per giocatrici come Lunde, come Stine Oftedal, sono titoli su titoli su titoli. E tra l'altro è una squadra che ha cambiato tantissimo rispetto all'ultimo mondiale vinto e che continua a vincere, che continua a sfornare giocatrici di livello internazionale. Annie Reistad, MVP della partita. Questo è anche stata una cosa curiosa secondo me della partita. Ha segnato il primo gol in finale dopo 45 minuti, aveva sbagliato, ha tirato con 3 su 8, una cosa del genere. E ha segnato il gol partita, è stato bravo Ergerson, il suo allenatore, a sapere di avere in squadra l'MVP della partita. Non possiamo parlare di fine ciclo, anche se guardiamo la carta d'identità di qualcuna di queste atlete che ha vinto tantissimo, però è una squadra che, mantenendo fermi alcuni punti, continua a rinnovarsi. Questo significa poter vincere ancora negli anni. Sì, perché di fatto è vero, ha cambiato comunque tanto rispetto all'ultima manifestazione, però ha tenuto nell'organico sia Oftedal che Mork, certo, che poi Lunde, che credo sia eterna, sì, credo che a 42 anni continua a vincere. Però Oftedal ha 31 anni ed è diventata capitano a 31 anni, quindi sta proseguendo il ciclo vincente della Norvegia. Bene, grande spettacolo tecnico, un grande spettacolo anche, diciamo, sì, di contorno coreografico, insomma, la finale all'altezza delle previsioni. Bene, è tutto per questo appuntamento in Molmania. Saluto a Matteo Aldamonte, a Jürgen Planter, che è stato in nostra compagnia nella prima parte, a Sabina Alessio al coordinamento. Noi ci ritroviamo settimana prossima. Arrivederci, buona pallamano a tutti.